Dunque ci siamo arrivati, era stato promesso entro il mese di luglio, siamo arrivati finalmente a redazione, ma la microzonazione è terminata, si presenterà martedì prossimo. Sindaco Castagna, possiamo già anticipare qualcosa dei contenuti? No, nei continui no, perché è giusto che ecco, sia il commissario e tutta la troupe che verrà, perché stanno organizzando una cosa veramente fatta bene, stanno anche stampando tutte le slide, tutte le carte, in modo tale da avere una possibilità, ecco, di poter spiegare ai nostri cittadini in maniera semplice. Tant'è vero che il commissario stesso Schilardi sta organizzando una troupe di tecnici che spiegheranno con un linguaggio semplice e sicuramente ecco, anche istruttivo per i tecnici, ecco, tutte quelle che sono le indicazioni da questa, diciamo, indagine che siamo terzi in Italia, è un qualche cosa che effettivamente il nostro paese ha avuto questa possibilità di poter capire effettivamente quali sono le problematiche che stanno nel nostro sottosuolo. Da questa cosa poi partirà subito l'ordinanza per i danni pesanti e quindi la ricostruzione, tenendo presente che dobbiamo necessariamente, in relazione a quelle che sono appunto gli esiti di questa microzonazione, pensare anche alla pianificazione urbanistica. Ed è interessante che tutto ciò avvenga nel mese di agosto, quindi praticamente più o meno a 2 anni dal terremoto del 21 agosto del 2017. Sì, i 2 anni sono pesanti, te lo posso dire che sono pesanti. Sono pesanti per i cittadini che hanno subito il danno, sono pesanti per l'amministrazione, cioè effettivamente è un qualche cosa che insomma fa pesare tanto. Però ecco, io lo dissi già dal primo momento, dobbiamo pensare prima all'emergenza perché ormai il problema l'abbiamo avuto. È inutile disperarsi, è inutile strillare, è inutile fare proclami, è inutile dire io oppure accusare. C'è necessità solo di, ecco, di capire bene, di studiare, di pensare prima alle emergenze, quelle che è stata l'emergenza, cioè a tutto quello che erano i bisogni dei nostri cittadini, e poi è venuto il momento della ricostruzione. Questa volta deve essere una ricostruzione basata su delle situazioni chiare, non come, diciamo, ecco, è successo nel 1883, che purtroppo, ecco, anche dopo osservazioni e studi fatti da persone illustri che sappiamo e conosciamo, purtroppo non abbiamo, ecco, del tutto portato avanti quelle indicazioni. Oggi invece lo Stato, giustamente, per poter andare ecco, a investire in quelle zone, ha voluto vederci chiaro, nel senso, ecco, ha voluto partire da studi geofisici, diagnostici, di tutto quello che appunto oggi la tecnologia offre, per poter dare delle giuste indicazioni ai tecnici e quindi a una popolazione che sappiamo benissimo, purtroppo, che abbiamo un problema, ma che sappiamo che, e sanno anzi, che se seguiamo le giuste indicazioni tecniche e i giusti accorgimenti e una pianificazione che tenga conto di tutte le problematiche, ce ne usciamo proprio alla grande.